buonasera. Insomma, c'è stato questo lunghissimo colloquio, anche inusuale, diciamo, dopo una partita, i cosi che sono, per usare un eufemismo, arrabbiati. Lo siete anche voi. Questo è, diciamo, è il momento più basso della Pescara calcistica degli ultimi 15 anni. Vittorie nelle ultime 11 partite. Parliamo di questo campionato, insomma, Pescara così in basso in Serie C non era mai sceso. Ma indubbiamente abbiamo dei problemi. Il fatto che i tifosi fanno dei sacrifici, vengono, a cui noi dobbiamo portare rispetto, loro possono essere arrabbiati, noi lo siamo, ma noi lo facciamo per lavoro, quindi ci mancherebbe altro che non fossimo arrabbiati. Non lo so, è il momento più basso statisticamente, ma di sicuro dopo un po' di buone prestazioni, anche ultimo, in cui comunque non siamo riusciti a centrare il risultato, oggi a me la squadra non è piaciuta perché... Sì, poi la partita l'abbiamo persa perché facciamo sempre i soliti regali, perché poi negli episodi cruciali siamo anche poco fortunati, però a me la squadra non è piaciuta, per cui io, ripeto, le responsabilità me le so prendere, non vendo falsità, oppure io le responsabilità me le so prendere. Questa è una squadra che in questo momento si è involuta rispetto all'inizio, in cui comunque facevamo prestazioni dal punto di vista del gioco, e questo da cosa dipende? Non da quello che facciamo sul piano del lavoro, ma da molto probabilmente anche dai continui cambiamenti. C'è un po' di insicurezza in tanti ragazzi, e questo trasforma ogni cosa in negatività. Di sicuro io le analisi le so fare rispetto a prima, inizio campionato, dove poi abbiamo cambiato modo di stare in campo, perché comunque la piazza fa pressione, quindi prendi il gol, ma i gol, come vedete, li prendiamo ugualmente, purtroppo, anche senza concedere chissà quali occasioni. E quindi io dico, ripartiamo dalla faccia che avevamo, diversa, molto più intensa dal punto di vista del gioco, di quello che abbiamo fatto ad esempio oggi, molto più partecipativa, una faccia totalmente diversa da quella che ad esempio oggi abbiamo manifestato. Lei ha detto domenica scorsa, dopo il pareggio col derby, io non mollo, vado avanti, ma dopo questo risultato, dopo questa sconfitta, insomma, lei è ancora deciso a non mollare? Senta, io faccio questo lavoro da tanto tempo, le mie responsabilità me le so prendere, non sfugo a nulla, ma se lei mi chiede se io sono una persona che molla, no, nella mia vita ho scalato anche le montagne più ardue, non voglio neanche dire quello che è il mio passato, io ci metto la faccia e stiamo facendo una figura di merda, ma il primo sono io. Ma alleno da 30 anni, qualcuno dovrebbe guardare la mia media punti, non lo dico perché non mi tocca, sono fatto così, io vado dai tifosi, se qualcuno mi chiama io sono davanti alle responsabilità a metterci la faccia sempre. Di fronte agli elogi sono uno che sparisce, che va via perché non mi piacciono, perché gli elogi mi imbarazzano, e quindi preferisco che sia il gruppo, e io mi auguro che questo possa avvenire. Quindi le valutazioni non tocca a me farle, ma io di sicuro non mollo, perché ripeto, nella mia carriera professionale tutto ciò che ho ottenuto l'ho ottenuto attraverso la mia voglia, attraverso le mie motivazioni. Le analisi le so fare, ho detto prima alcune cose che sono importanti. Oggi la squadra non mi è piaciuta, quella partita la perdi, non perdi, ma conta poco, perché andare a discutere gli episodi, non mi va di discutere gli episodi, la squadra non mi è piaciuta, col Teramo mi era piaciuta, abbiamo cambiato, non lo so, la prestazione non è stata all'altezza, perché poi, ripeto, si può giocare anche in tanti modi, però tanti cambiamenti non dobbiamo fare. Lei diceva, non spetta a me fare certe valutazioni, ma probabilmente dopo questo risultato la società le farà delle valutazioni. Questo lei lo chiede a me o deve chiedere alla società? Non a me. Si aspetta di essere convocato. Ma lei, io le ho già risposto, le ho detto non tocca a me fare queste valutazioni, io le mie responsabilità me le so prendere, e ripeto quello che ho detto prima. Però le chiedo, mister, come si può uscire da questo momento, da questa situazione? Noi dobbiamo resettare tutto e ritornare a giocare il calcio intenso, dove abbiamo fatto dei punti, ma dove anche abbiamo perso purtroppo delle partite, perché abbiamo preso dei gol. Ma anche oggi abbiamo preso dei gol, anche col Teramo abbiamo preso gol, anche a Cesena giri di giri prendiamo gol, con situazioni strane, tutto quello che volete, però purtroppo puntualmente ci capita. Allora ritorniamo ad avere un'espressione più libera mentalmente, fatta di intensità, fatta di aggressione, fatta di tutti i criteri che
pronti via da quando abbiamo cominciato a lavorare fino alla partita nefasta con la Reggiana, e poi perché quella è stata un crocevia importante da questo punto di vista delle negatività, ci ha tolto alcune certezze, ma io lo sapevo che le nostre certezze c'erano, ma i gol che prendevamo erano non figlie del sistema o di come stavamo in campo, erano figlie di debolezze, di stupidaggini, di errori che anche oggi, anche dopo abbiamo continuato a fare. Mister, faccio un'ultima domanda, lei si sta prendendo le sue responsabilità, lo sta facendo anche diciamo in maniera onorevole perché è andato sotto la curva a parlare con i tifosi, credo sia arrivato il momento che anche qualche giocatore inizi a prendersi qualche responsabilità, perché da giocatori con un passato importante che giocano in questa squadra sarebbe lecito a prendersi molto di più. Guardi, i giocatori secondo me devono essere, in questo gruppo ci sono dei giocatori anche giovani che sono alle prime diciamo esperienze importanti e che devono crescere anche attraverso i momenti difficili, anche attraverso i momenti di pressione, però i giocatori io li lascerei fuori dal contesto, così come lascerei fuori dal contesto della società. Non è il tempo delle analisi e delle disamine, questa è una società che purtroppo è retrocessa, non sempre si riesce a fare quello che hai in mente di fare, perché quando retrocedi è un dramma sportivo, ma la società ha operato bene, ho piena fiducia in quello che la società può fare. Abbiamo spostato degli obiettivi in questo momento, è inutile andare a parlare di obiettivi importanti, qua ci dobbiamo guadagnare il pane quotidiano e avere voglia di crescere e mettere in campo la gente che è più serena mentalmente e che è anche più intraprendente, perché è questo che dobbiamo ritornare a essere.